evidentemente, dai. No, perché da fuori, perché è una cosa che... Allora, cominciamo male di qua. Ciao Simone. Ciao. Quattro pali, ho visto molta rabbia da parte tua. Probabilmente nel secondo tempo bisogna essere forse più cinici nella fase finale, perché mi è sembrata una Lazio che nel secondo tempo meritava la vittoria. Ma sì, penso di sì. C'è amarezza perché con quello che abbiamo creato e per come abbiamo giocato avremmo dovuto sicuramente vincere. Insomma, abbiamo fatto 21 tiri a 7, di cui 13 nello specchio, ma il calcio è questo. Poi con il loro vantaggio loro si sono abbassati e a quel punto abbiamo rischiato su qualche ripartenza, ma siamo stati bravi a reagire molto bene. Normale che spiace perché è un derby con quattro pali, non lo ricordo in 20 anni che sono qui, in 21 anni che sono qui a Roma. Di qua. Buonasera mister. Ciao. Volevo sapere se ci può spiegare il cambio di Milinkovic, che anche quando è uscito sembrava abbastanza volenteroso di voler rimanere in campo. Il cambio di Milinkovic è un cambio tecnico-tattico, secondo me avrebbe potuto fare meglio, però Parolo è entrato, ha preso una traversa, ha fatto bene, siamo in tanti, quindi di volta in volta qualcuno dovrà uscire, qualcuno dovrà giocare senza nessun problema. Alla fine ci siamo salutati senza nessun problema, anche Ramos, nonostante l'ammunizione e la distorsione, voleva rimanere in campo. Ma finché c'è un allenatore che decide, fa le soluzioni, poi a seconda del risultato si dice che la sostituzione sia stata fatta bene o male, però penso che Parolo abbia fatto molto bene quando è entrato, Milinkovic il primo tempo ha fatto una discreta gara, il secondo tempo altrettanto, come Luis Alberto, come Leiva, come tutti quanti, però ci deve essere del rammarico. Io sono amareggiato, non sono felice, a volte si dice quando non si vince bisogna portare via il pari, ma stasera volevo portare via la vittoria perché a parere mio l'avremmo sicuramente meritata. Di qua. Sbagliati lì davanti e comunque una prova così aumenta l'autostima nel gruppo. Beh, quello sicuramente, perché insomma quelle prime, adesso avremo 14 giorni per analizzare con i giocatori che rimarranno, sono due prove che danno grandissima autostima, ma nello stesso tempo dobbiamo avere quel rammarico perché dovevamo avere 6 punti, dovevamo essere in testa alla classifica, invece siamo a 4 punti e non rispecchia quello fatto oggi, che avevamo contro una squadra forte con ottimi giocatori che ha sfruttato anche la possibilità di andare in vantaggio e poi insomma abbiamo costretto la Roma ad abbassarci, sappiamo qual è l'idea dell'allenatore loro, difficilmente di partite della Roma di questo scorcio e dello Shakhtar in passato ho visto una squadra abbassarsi, ma penso che anche lui abbia detto che è stato merito della Lazio perché giocavamo bene, occupavamo bene il campo, anche se a parere mio avremmo potuto far meglio, avremmo potuto coinvolgere di più Lazzari già nel primo tempo nei cambi di gioco. Qua. Ciao Simone, che ne pensi di questa nuova regola? La Lazio ne ha fatto le spese sul calcio di rigore, che ogni fallo di mano è rigore praticamente. Ma purtroppo stiamo vedendo che li stanno assegnando, dobbiamo abituarci, secondo me è stato cercato il braccio di Milinkovic ed è stato trovato e quindi ci dobbiamo adeguare al più presto, dobbiamo capire che quando c'è un cross in aria non dobbiamo rimanere con le braccia alzate, se no troviamo giocatori importanti con un'ottima capacità balistica che ti possono tirare sul braccio e con questo regolamento il rigore va fischiato. Bene, grazie. Grazie.